Abbiamo ascoltato prima Mommo Misiti, adesso andiamo da Francesco Corosiniti, nuovo selezionatore per quanto riguarda il calcio femminile. Buonasera, benvenuto qui su Stadio Radio. Buonasera a tutti e grazie per il fatto che mi date l'opportunità di parlare del calcio femminile. Io però prima del calcio femminile devo dire, per chi eventualmente non lo sapesse, che noi stiamo parlando con un vice campione del mondo, perché Francesco Corosiniti, che ha giocato una vita al Sersale soprattutto, poche settimane fa, ha vissuto un'avventura bellissima con i mondiali di beach soccer. Allora, se vuoi parlarci un po' di queste esperienze, poi andiamo, diciamo, al punto focale della telefonata, dell'intervista di oggi. Beh, è stata una bellissima esperienza. Io ho giocato in nazionale per tantissimi anni e sapevo che questa sarebbe stata la mia ultima competizione. Quindi abbiamo fatto un gran mondiale, peccato aver perso la finale, però il livello è talmente alto, abbiamo incontrato una squadra talmente forte che insomma ci poteva stare. Però l'obiettivo è di fare un mondiale da protagonisti e così è stato. Tra l'altro il beach soccer è un movimento in grande crescita, con degli atleti a tutto tondo, perché lo possiamo dire che giocare sulla sabbia non è una cosa proprio semplicissima, occorre una preparazione importante, perché poi spesso si confonde quella che è l'attività che avete fatto voi con quelli che sono i tornei estivi, che magari giocano tanti ex giocatori di Serie A. Sì, purtroppo le persone riconoscono più gli ex calciatori, perché mandando queste esibizioni su Sky, andando in televisione, riconoscono di più loro. Noi diciamo siamo dei professionisti di questa disciplina, anche se d'inverno comunque per tenerci in allenamento abbiamo giocato sempre in categorie dilettantistiche, come appunto io avrò giocato gli ultimi 15 anni in Eccellenza Calabrese più o meno. Sì. Ho smesso da un anno circa, perché l'ultimo anno è stato un anno molto impegnativo di beach, che a differenza di 10-15 anni fa, che durava in 3 mesi, diciamo, tutto l'impegno, quest'anno abbiamo giocato dai primi di aprile ai primi dicembre, quindi abbiamo giocato 8 mesi su tutte le spiagge del mondo e questo fa sì che poi non riesci più a giocare a calcio, perché gli impegni sono troppi. Certo. E invece andiamo all'ultimo incarico, perché una bella sfida questa del calcio femminile, soprattutto se consideriamo che è ancora più difficoltoso forse. Io vivo a Locri, qui in zona ad esempio si è provato a mettere in piedi alcune squadre e non si è riusciti. Allora, quali sono intanto prima le prime criticità da affrontare per fare crescere questo movimento, e poi quali saranno le prospettive in vista del torneo delle regioni? Allora, questo è un movimento che sta crescendo tanto, perché soprattutto la FIFA a livello mondiale ci ha puntato negli ultimi anni e ha, diciamo, tra virgolette, costretto tutte le federazioni a inserire dei regolamenti per far crescere il movimento. In Italia hanno inserito l'obbligo alle tutte le società professionistiche di appunto avere una squadra femminile, così sta succedendo. Gli hanno dato qualche anno giusto per organizzarsi, ma ormai vediamo anche la Juventus, il Milan, tutte le squadre più forti hanno la squadra femminile. Questo fa sì che tante ragazzine, tante bambine si iniziano a riconoscere non solo più nei calciatori maschi, diciamo, ma anche nelle calciatrici, e quindi sono convinto che nei prossimi anni sarà un movimento che continuerà a crescere in Italia. Perché ci sono nazioni nel mondo dove il calcio femminile è superiore a quello maschile come numero di tesserati. Ad esempio, provare anche per quanto riguarda il calcio dilettantistico, se non proprio ad imporre l'obbligo per ogni società, ma provare con i comitati, con le delegazioni territoriali, ecco, a creare le condizioni affinché il calcio femminile attecchisca, si può lavorare, perché io credo che soprattutto in questa fase forse serve più un lavoro politico che non sportivo, al di là del fatto che anche sotto il profilo dovessimo dividere la società tra maschietti e femminucce, mi si
si passi il termine, anche in questo caso comunque il calcio può diventare un mezzo di forte promozione sociale, che quindi andrebbe a toccare anche gli aspetti politici della nostra esistenza. Sì, quello sicuramente. Ora non saprei dire come si dovrebbero organizzare soprattutto i comitati regionali per far crescere il movimento. Dico solo che ci vuole un po' di tempo, perché secondo me crescerà in automatico, ripeto, soprattutto oggi col fatto che si vedono in TV le partite della Juventus, della Roma, dove queste ragazzine che praticano calcio insieme ai maschietti si riconoscono in delle giocatrici, quindi piano piano il numero delle bambine che giocheranno a calcio aumenterà e di conseguenza tutto il movimento ne beneficerà. Io tra l'altro sono particolarmente legato a questo movimento, perché quando ci fu il torneo delle regioni in Calabria, Stadio Radio propose le partite, io commentai la finale che fu tra, se non sbaglio, Lombardia e Comitato Autonomo di Bolzano. Allora l'ultima domanda è: la Calabria da che punto parte e quale sarà l'obiettivo in vista dell'imminente torneo delle regioni, imminente insomma, fine aprile? Diciamo che sicuramente siamo un po' indietro rispetto alle grandi regioni del nord. Nel girone avremo Toscana, Emilia Romagna e Piemonte, quindi come ben sai lì ci sono molti più squadre nelle quali gli allenatori possono attingere. Io per esempio posso avere un numero massimo di 5 calciatrici che arrivano dalle squadre di Serie C, e di Serie C in Calabria c'è solo il Catanzaro, per dire. Poi le altre verranno selezionate, diciamo, le campionati d'eccellenza che inizieranno questo weekend, domani ci saranno le prime partite e quindi sicuramente al nord hanno la possibilità di avere più scelte. Quindi non sarà facile, però sarà sicuramente una bella esperienza sia per me che per le ragazze che alla fine deciderò di portare al torneo. Bene, Francesco, grazie per essere stato con noi, ci sarà sicuramente modo di risentirci da qui in avanti.